Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere un altro piatto della tipica cucina siciliana, lo spaghetto alla norma. Lo spaghetto alla norma è uno spaghetto di base con passata di pomodoro, melanzane, basilico e ricotta stagionata. Prima cosa, buttiamo sempre la pasta, perché in 10 minuti riusciremo a fare tutto. Poi andiamo a tagliare la nostra melanzana, tagliare a cubetti per andarla a mettere dentro la pasta. E poi la striscetta che ci rimane con il lato tondo della melanzana la andiamo a tagliare a strisce, che poi ci servirà per decorare il piatto stesso. Qua abbiamo già preparato dell'olio caldo, olio di semi, dove andremo poi a friggere le nostre melanzane. Iniziamo con queste qua a cubetti perché ci servono subito. E qua invece abbiamo la nostra passata di pomodoro preparata stamattina. Tutta stagionata la andiamo a grattugiare. Io la grattugio a trafila grande, la grattugio su un pezzo di carta perché così poi è più facile gestirla. Vedete, le melanzane si devono dorare. Ancora queste sono un po' crude, ma tra poco saranno pronte. Nel frattempo andiamo a mettere un paio di cucchiai di passata di pomodoro. Le nostre melanzane le andiamo a mettere ad asciugare su una carta assorbente. Poi andiamo ad aggiungere il nostro basilico spezzato e una bella manciata di ricotta salata grattugiata. Accendere il fuoco ed andiamo ad aggiungere le nostre melanzane. Abbiamo la padella che sta iniziando a scaldare e poi nel frattempo mettiamo le due melanzane che poi andremo a usare per decorare. Sale e pepe. Adesso è pronto lo spaghetto e lo andiamo a buttare in padella. Un poco di acqua di cottura, come sempre, che è importantissima. E accendiamo il fuoco e iniziamo a finire la cottura. È una pasta molto semplice, una pasta classica, di ingredienti poveri ma genuini. Come avete visto, io non ho aggiunto olio perché già le melanzane hanno l'olio della frittura. E quindi, come vedete, poi con una buona passata già il risultato è garantito. Questo piatto della tradizione è uno dei piatti nostri più forti, uno di quelli più piaciuti ai nostri clienti e alla mia famiglia. E mi viene particolarmente bene. Vedete come la ricotta si amalgama bene con la passata di pomodoro. E adesso, qualche secondo e sarà pronto. Ok, adesso come vedete semplice questo piatto, lo andiamo a impiattare sempre carino come piace a me, poi andiamo ad aggiungere sopra tutta la salsa, un poco di ricotta, le nostre melanzane preparate prima così, e una bella foglia di basilico, un filo d'olio come sempre siciliano e buon appetito!